Come faceva notare il consigliere Palumbo, questa insomma, diciamo che è una interrogazione un po' superata, però comunque quello che ci tengo a dire è che per quanto concerne il trattamento economico riconosciuto al dottor Rota dal suo precedente datore di lavoro, quindi ATM, questo stipendio è stato sempre pubblico e pubblicato appunto sul sito sia del Comune di Milano sia sul sito anche dell'ATM e ancora adesso è visibile, per cui se c'è una curiosità da sciogliere in questo senso, diciamo che questi dati sono disponibili con un semplice accesso ad internet. In quanto allo stipendio fisso pattuito per il dottor Rota, sappiamo che come da avviso di gara questo era pari appunto a 140.000 euro, quindi perfettamente in linea con quelle che sono le esigenze, un po' come dire l'andamento che abbiamo voluto imprimere ad ATAC in senso di efficientamento, riduzione anche degli sprechi, ottica diciamo, di maggiore rigore. E questo era uno stipendio, come appunto ricordava il consigliere, pubblicato con un apposito avviso pubblicizzato nelle opportune sede anche su quotidiani nazionali. Per cui diciamo che le informazioni sono tutte esattamente fruibili. E per quanto concerne la parte variabile, appunto sarà oggetto e oggetto anzi di contrattazione con l'azienda e è evidente che la parte variabile sarà comunque contenuta nel limite massimo che è pari a 240.000 euro, che sono lo stipendio attribuito ai direttori generali. Quindi diciamo che confermo esattamente che questa politica di riduzione dei costi anche del personale in azienda è completamente seguita da questa amministrazione e anzi direi che questa interrogazione è proprio un'occasione per mettere in evidenza il cambio di passo che c'è stato rispetto al passato. Ricordo che il precedente direttore generale aveva una quota fissa del suo stipendio di 200.000 euro e parliamo quindi del servizio prestato nel corso del 2016, quando l'azienda comunque aveva appena chiuso un bilancio di esercizio con una perdita di 70 milioni di euro. E per non ricordare poi evidentemente anche tutti gli stipendi che sono stati pagati ai vecchi direttori generali, parliamo ad esempio del 2013 in cui sono stati liquidati ben 1.400.000 euro, inclusivi anche diciamo, degli accordi transattivi di uscita, per non parlare anche dei 950.000 euro pagati nel 2012, sempre inclusivi anche della parte dell'accordo transattivo per l'uscita, quando all'epoca l'azienda perdeva ben più di 70 milioni di euro. Quindi confermo quanto detto, questa amministrazione ha previsto quota fissa 140.000 euro, una quota variabile legata agli obiettivi pari al massimo a 100.000 euro e ricordo anche, anticipo anche che i dati di esercizio 2016 segnano una perdita che è grosso modo dimezzata rispetto a quella dell'anno precedente. Grazie.